Eventi come Edison Pulse possono essere del grande supporto per una giovane impresa che vuole fare start-up nel suo territorio di riferimento per tre motivi principali. Il primo perché può, attraverso storie di successo e storie di fallimenti, può avere degli stimoli, delle idee sul come migliorare il proprio sogno, il proprio divenire. Il secondo motivo è perché si riesce a creare network durante l'evento, prima, dopo e durante, per avere un supporto eventualmente, per validare la propria idea, per avere un finanziamento o, come dicevo precedentemente, proprio per capire come meglio indirizzare il proprio obiettivo. Il terzo perché dà coraggio. Durante l'evento ho avuto modo di parlare di orizzonti, il fatto di avere e di capire quali sono anche le motivazioni di altri, ecco che allora diventa magari anche la propria motivazione. Al giorno d'oggi si inizia a parlare anche in Italia, come già succede all'estero, di fallimenti. E fallire non è mai bello, anzi, un fallimento personale è una cosa che poi porta anche tempo per risollevarsi. Però è proprio da un fallimento che si possono imparare le migliori lesson learned, le migliori lezioni. E proprio nel 2013, cercando quali potessero essere motivi di fallimento altrui, mi resi conto che mancava una raccolta completa di situazioni in Italia o all'estero, in giro per il mondo, insomma, di chi falliva e perché falliva. Quindi ho deciso di scriverlo io. E quindi nel 2013 nacque questo blog, startupover.com, tuttora attivo, abbastanza conosciuto anche nell'ambito startup internazionale, dove l'obiettivo è proprio capire dagli errori degli altri come evitare certi errori madornali che commettono tutti. Perché se è vero che manca, o è molto difficile, perché sono molte le variabili, la ricetta del successo, sono molte le variabili, quindi si sanno gli ingredienti, ma non si sa come dosarli, non sempre si sa come dosarli. Ci sono delle cose che portano sempre al fallimento, potrei citarne qualcuna, il partner sbagliato con cui partire in un'iniziativa, un prodotto che non è adatto a un mercato di riferimento, l'incapacità dei founder perché non hanno una cultura adeguata anche per fare impresa, che serve. Le motivazioni ci sono, ma basta cercarle.